nothing changes. Che rampa ti metti? Mio papà. Meglio papà. Ma tu Twitch ce l'hai come applicazione come o sul web? Ce l'ho come. No. Aspetta che partiamo. Oh, ciao ragazzi. Bentornati stasera. Come state? Siete carichi? Ieri sera ci siamo divertiti parecchio. Devo dire che è stato un bel volo.
Non male, non male. Minchia, allora, che gamer sei. Hai visto? Guarda che ti sei, ricordati che ti sei. Ah, ok. Ok, allora aspetta che settiamo i volumi vari. Blu, vediamo palla. Adesso accendiamo il microfono. Il microfono, eh sì, è basso, sì. Come mai è così basso? Allora, prova. Facciamo così. Sai che Windows vive di vita proprio, al solito. Senza aver toccato niente, lui è andato a toccare vari volumi. Levels di fatti. Infatti avevamo un problema prima. C. Così dovrebbe. Ok. Così ci siamo. Facciamo così e lo mettiamo più basso. Quindi dovremmo. Manca il mio fonico di riferimento, ragazzi. Quindi di solito è lui che si occupa di sta roba qua. Ma adesso la mettiamo a posto, dai. Così dovrebbe andare, no? Dai, poi man mano ci andiamo a sistemare. Allora. Abbiamo un nuovo setting, un po' diverso, poi pian piano vado a sistemarlo. La musica è giusta, mi pare, no? Quindi dovrebbe essere tutto ok. Allora, browser lo andiamo ad aprire, ci mettiamo qua e qui andiamo a sistemarlo. Ok. Allora, stasera direi di riprendere un attimo lo sporco lavoro e farci fatta bene. Anzitutto devo fare un grazie ad Andrea che mi ha trovato il modo, mi ha dato il nome dell'app per collegarmi finalmente il tablet al simulatore. Perché usavo FSUIPIC, o come si pronuncia, mai capito, e funzionava bene, ma dura. Cioè, da fine ottobre non andava più, non ho capito come rinnovare la cosa, era abbastanza macchinoso. Invece questa è fighissimo perché mi dà la posizione, ma mi dà anche i traffici che ci sono nel simulatore sul tablet, esattamente come ho in reale, che è una grandissima cosa. Quindi, super, super come cosa. Allora, direi che adesso sì, state sentendo giusti i volumi, no? Mi pare che ci siamo e che sia tutto corretto. Aspetta che questo qua lo possiamo nascondere. L'overlay lo possiamo nascondere. C'è molto più lavoro dietro le quinte di quello che uno si possa immaginare o che io mi immaginavo. Quindi scusate a volte questi momenti morti perché la regia si fa da sé ed è un'arte da imparare facendola. Allora, noi siamo arrivati, a parte la parentesi che abbiamo fatto ieri, siamo arrivati a Venezia, Lima India Papa Victor, ok? Adesso dobbiamo fare la prossima tratta del tour, che andiamo a prenderci.
il tour di Ivao. Selezioniamo la nostra divisione. Allora, PFR. Papa Victor, Papa X-Ray. Quindi mentre era andata abbiamo fatto il giro, siamo passati a Bosco Mantico. Adesso andiamo a Verona Villafranca, che è un po' più grande come aeroporto. Abbiamo i controllori sia a Verona che a Venezia, quindi abbiamo un po' di lavoro da fare. Qui c'è un po' di traffico, quindi direi di accelerare un po' la cosa e andare a configurare il nostro flight sim prima di fare la rotta. C'è stato l'aggiornamento, ho dovuto collegarmi prima per aggiornare sia i driver di Nvidia che i driver di che l'aggiornamento di Flight Simulator. Ora l'ho lanciato tutto, l'ho lanciato un attimo per provare, funzionava, quindi vediamo se adesso funziona tutto bene. Proviamo, quindi andiamo in World Map, vediamo se c'è qualcuno. Aspetta un attimo che Christian, sei online tu? Ci facciamo un volo. Ok, allora io sto andando adesso a Lido e aspetta, ti dico a che piazzola. Poi ragazzi, io mi raccomando, se volete unirvi, il cielo è grande, eh? Quindi basta avere un minimo di... cioè non è che bisogna essere degli esperti. Dicevo, prendo l'analogico e prendiamoci questo qua, bianco al rosso. Poi weight and balance, andiamo a mettere solito il 95%, bello pieno, quindi abbiamo 200 litri a bordo. E poi facciamo un 83, un 57, un 30, una bella famigliola che si fa la gita, e 50 kg nel bagagliaio, perché ormai tutto il Giro d'Italia ce la siamo presa un po' di roba. Partiamo da Lima, India, Papa Victor. Ok, zoom to details. Oh, allora, perfetto, vediamo che c'è già qua. Vedete, se mi aggiungete su quel simulator, io vi vedo anche sulla mappa, quindi possiamo fare qualcosa assieme. Lui sta volando con 162G1000, ok. Noi ci andiamo a mettere a fianco, quindi lui è lì e noi ci andiamo a mettere la rampa 4. Mettiamo come partenza e l'arrivo non lo mettiamo perché non voglio che si configuri l'avionica, insomma, facciamo noi, in reale no, funziona così. Quindi io mi imposto alle 9 di mattina. Off group only, live traffic preset. Ok, così va bene. Flight condition siamo a posto. Fammi vedere che live weather me l'abbia preso. Ok, fly. Nel frattempo andiamo a farci la rotta. Allora, la rotta noi facciamo Venezia. Ah, io farei un Casavio, poi chiediamo un attraversamento sulla... Cristian, tu mi senti dalla live o vuoi che ti tengo il microfono aperto di qua? Sì, sì, ti sto guardando in live. Ok, allora lo dico di là così il tempo è giusto. Quindi direi uscire da Casavio, fare verticale Tessera, se ci autorizzano. E poi possiamo uscire verso... allora noi dobbiamo andare a Verona, che è qua. Quindi poi facciamo Soave, possiamo fare un Grisignano di Zocco. Quindi in realtà possiamo mettere... allora, andiamo a togliere adesso la musica, se no c'è troppa roba che mi sta girando assieme. Ho perso. Eh sì, è perso perché... dopo spiego perché. C'è un problema sulla connessione, vediamo di sistemarlo.
di router, devo riuscire ad attaccarmi via cavo. Ora mi hai ripreso? Ok, allora io direi di fare il volo via così. Casavio, poi facciamo stasera Vicenza e andiamo giù a Verona Villafranca. Qui devo stare un po'. Riesci a mettere la cartina? C'hai ragione, grazie. Stasera prometto che. Secondo ragazzi, cerco di sistemare. Datemi un attimo. Un secondo e ci siamo. Allora, network booster, custom, andiamo a mettere OBS, priorità alta, flessibilità alta, ok, questo lo andiamo a bloccare, poi Discord. Potrebbe essere Discord che mi dà problemi. Low, poi abbiamo Chrome, teniamo low, e poi avevamo Teams, eccolo lì. Ok, così. Vediamo se tiene così, se non tiene così, avevo messo un po' di robe grafiche in più sulla webcam, ma bevono un casino di rete e ho il problema nell'upload, quindi devo cercare di risolverlo. Se non va bene, rimetto il settaggio che abbiamo usato fino a ieri e ce la caviamo così. Allora, vi stavo dicendo, la cartina. Ah, aspetta che adesso la possiamo rimettere un po' di musica che stavamo sentendo prima. Vai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo qua con Questo no, Valerio. questo non c'entra, questo è Paolo 346 che gli mandiamo un saluto. Ok, allora vediamo se vedete tutto. Perfetto. Quindi tessera, poi uscita via Vicenza e scendiamo di qua. Abbiamo una limited su Venezia, da ground a 1500 che non si può fare. E dopodiché abbiamo il CTR di Treviso che è questo, quindi cerchiamo di evitarlo. Dopodiché le zone, questo va allora, ground a 1500. Vediamo poi il controllore cosa ci autorizzerà a fare nel particolare. Quindi andiamo sul nostro simulatore. E vi porto anche a voi, ovviamente. Allora, siamo qua e lancio prima cosa i VAU. Ok, qua teniamolo giù. Facciamo il client. Carichiamo come Ma quindi la rotta è meglio? 172. La rotta Casavio, aspetta, 172. No, mettiamola in una livrea, poverino. Facciamo IFR Club Europe. Ok, collegati, avete sentito? Allora, la rotta è Casavio, poi facciamo Mestre Nord, se vuoi dargli un riporto dall'attraversamento di Tessera, e poi andrei dritto a Vicenza, così usiamo un po' di VOR e parliamo un po', perché la tratta se no è troppo breve, finisce subito, quindi direi di fare questa tratta qua.
Dimmi se per te va bene e se è tutto. Ok, quindi ci siamo collegati. Vediamo se mi appaiono i controllori. Sì, ok. Quindi dopo andiamo a sintonizzarli. Andiamo a fare il piano di volo. Tu, Cristian, hai già fatto il piano? Eh sì, mi manca solo la tratta. Allora, io ho messo Casabio, poi Mestre Nord e poi metterei Grisignano di Zocco. Sì, Grisignano di Zocco, va bene, ma tu hai modo di vedere tutti i punti di riporto visuali? Ok, io andrei dal VOR di Vicenza. E insomma, cioè, ci sono un po' di vorra. Cioè, facciamo Vicenza e dovrebbe andare bene. Faccio così, tu mi Sì, senti dai, in meglio disco. Vicenza. Ok. Così mi senti su Discord, giusto? Facciamo un check. Oh, ci abbiamo 6.000 roba assieme. Sì, io ti sto ascoltando dalla live. Ok, meglio. Allora parlo di là. E quindi il lag che sentite è il tempo che ci vuole. Seat, bentornato. Ciao. Stiamo facendo la pianificazione. E sto dicendo la rotta, quindi direi sì. Casavio, Mestre Nord, Vicenza. Quindi facciamo il nostro piano di volo, selezioniamo il nostro aereo 172, India Serrar Facciali Sierra, volo a vista generale da Lima, India Papa Victor. Departure time sono le 22:20, mettiamo le 21:45. Meglio mettere un po' dopo che un po' prima. Questo anche in reale. Un po' dopo, al massimo siete pari di prima. Se mettete invece partite in ritardo, dopo un po' lo cancellano e dovete rifarlo. 110 VFR, Cassavio, Mestre Nord, Vic. Destinazione Lima India Papa X-Ray, lo stimato sarà un 45 minuti. L'alternato Lima India Papa November era il scomantico Papa, com'è? Papa November, giusto. Quando ho Papa cominciato. X-Ray. Ah, ma no, l'alternato, dicevo, tipo scomantico. Quando ho cominciato a Ah, ricordarvi ok, i scusa. codici ICAO a memoria, forse è il caso di smettere di volare. Italo no, Italy Tour 2020. L'Endurance 3 ore e 30, 3 persone a bordo. E mandiamo il piano di volo. Ok, Christian, così dovrebbe essere attivo, no? Cioè, non c'ho l'aeroplanino a fianco, quindi dovrebbe essere attivo. Giusto? Sì, esatto. Ok, quindi te oggi avevi qua l'aeroplanino da schiacciare? Esatto, come quelle due sotto. Ok, questo lo clicco per far partire questo piano anziché questo, ma adesso tengo questo. Quindi il call sign è giusto, adesso andiamo a vedere se ci vediamo su WebEye. Ah, per ora no, ma potrebbe essere corretta come cosa, abbiamo appena mandato il piano di volo. Allora, torniamo sul nostro aereo. Ah, approccio ha chiuso, porca Eva, ok. Chiediamo a Tessera Torre se ci fa anche Lido. Cosa dici? Ok. Sì, deve, è sotto la torre di Venezia anche il Lido. Ok, allora aspettate che collego il tablet. Momento della verità. Perfetto. Domani cerco di mettervi il tablet che lo vedete anche voi, così vedete come uso il tablet che viene usato in volo reale e ci sono un sacco di cose che si possono fare.
Andrea, tu tieni che vedi anche i traffici al suolo oppure no? Allora, noi andiamo a... la rotta me la faccio a mano, voglio soltanto mettere dentro Papa X-Ray come destinazione, non mi serve fare tutta la rotta e lo uso per le frequenze. Quindi la Tower di Venezia, come in reale non baro andando a prendere la... 120 e 200 dovrebbe essere. Allora, ok, io sono collegato. Cristian, non ti vedo però, eh. Non so se tu sei collegato. Stasera lì. Aspetta, io non sono sui va per ora. Ah, ok. Io sono dentro, dai, dai, vieni, vieni. Ah, ma te voli col Classic? Col Classic, sì. Vabbè, è sempre lo stesso aereo, puoi volare col 1000 tu. Al Stolons, penso intendi al Ground, però mi piace Stolons. Livrea, voto Livrea. Mi piace. La via di mezzo tra classico e Sobria. moderno. Sobria un po', sì. Non l'ha fatta proprio uno di design questa. È più da... È una livrea più da ingegnere con tutto il bene che gli si può volere. A 120 e 100 in frequenza. Aspettiamo Christian che si colleghi. Intanto controlliamo che il nostro aereo sia a posto, quindi tiriamo il freno di parcheggio. E piccolo feedback, vi piace vedere solo la figura rispetto a come era prima che vedevate la sala? Oppure preferivate prima che era un pochino più reale di così? Devo ancora prendere il green screen dietro, se vi piace così lo prendo. Allora, tiriamo il freno di parcheggio, apriamo la valvola carburante, selettore su entrambi, la miscela tutta dentro, manetta tutta dentro, andiamo sulla batteria, vediamo che le spie si accendono, facciamo un test delle spie e funzionano bene. A questo punto andiamo a mettere un po' di benzina in circolo nel motore, guardiamo il fuel flow sulla fuel pump, gira, ok. Ok, così. Questo va bene. A questo punto miscela tutta indietro e manetta tutta indietro. Poi spengo perché voglio aspettare lui un attimo. Christian, dimmi quanto ti sei collegato perché qui non si vede Sì, nessuno. scusa Emilio, mi sto facendo le storie In che senso? col Garmin 1000, quindi ho cambiato aereo. Vabbè, aspettiamo un attimo. Niente, dai, siamo a posto. Come volume, magari flessi molto, lo andiamo ad alzare un pochettino. Ok, bene, fa piacere. Allora arriverà il green screen che toglie quell'effettino che vedete, cioè se faccio così diventa scemo, perché adesso lo sta simulando. Ma ti sei messo... proprio sopra di me, C'è letteralmente. qualcosa che non va. E ti sei messo letteralmente Esatto. sopra, guarda che fusione tra le due livree perfetta. Cioè, no, non esiste, non esiste. Boh. E io sono arrivato prima, ma devi spostarlo tu. E poi guardate che figata le gambe che escono, questa cosa mi fa troppo ridere. Cioè c'è un pilota che sta in piedi praticamente. Io pensavo si fosse frizzato il mio simulatore. No, 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 no. Dai, prendi un altro gate. Mettiti un pochettino più a Ma scusa, sinistra. tu prima mi hai visto, ho visto che stavi guardando sulla mappa, ho detto vabbè, mi vede, quindi non si metterà sopra di me. Non mi sono messo sopra di te, mi sono messo da un'altra parte. Ma questa cosa sta facendo, ragazzi? Aspettate un attimo. Momento scoop. Cioè, questa è la testa con le cuffie. No, sto male. Sto
tutto male. Il chinotto prima della partenza. Ah, adesso sì che possiamo partire come Dio comanda. Allora, aspetta che... Quindi tu eri al 4? Penso di sì. Vabbè, intanto accendiamo noi, dai ragazzi. Tanto la benzina non la paghiamo. Prim set, quindi abbiamo messo tutta la il motore, abbiamo già fatto prime, quindi possiamo andare a accendere sulla batteria. Quindi cosa andiamo a vedere? Che si spenga la spia di bassa pressione, che si spenga il vuoto, poi lo controlliamo qua sugli indicatori. E per accenderlo, prima abbiamo messo tutta la miscela e tutta la manetta, accendiamo la pompa del carburante elettrica per 3 secondi o 5, dipende quanto fa freddo, vediamo il fuel flow salire, poi la spegniamo, tiriamo indietro tutta la miscela, tutta manetta, ne mettiamo dentro un quarto, a questo punto andiamo a girare la chiave e nel frattempo, mentre diamo il motorino d'avviamento, spingiamo dentro la miscela. Quindi così, miscela va dentro, motore si accende, pressione sale, vuoto si crea, alternatore sta caricando, andiamo a stabilizzare il motore su 1200 un attimo perché è appena partito, poi andiamo a fare sui 1000. Il diciamo così che ok, ho alto il volume. A questo punto il motore è settato, ma perché non si sente? Perché si è abbassato tutto. Ah, là, adesso sì. Mi vedi? Sì, eccolo lì. Aereo da verniciare però. Però, almeno ti vedo. Ok. Sono collegato. E... sì, è quello da collaudare. Ok, esatto. Cristian, facciamo... ah no, il piano di volo abbiamo già mandato. Prossima volta facciamo un volo di formazione. Cioè si fa un piano di volo e si mette più uno, più due, più tre. Dipende quante persone ci sono. Si vola tutti assieme e parla solo uno con un ente. E dato che sei un controllore avrei fatto parlare te ovviamente. Quindi l'aereo l'abbiamo acceso, ci siamo dimenticati la strobo, mea culpa. Vi faccio vedere, ah aspetta no ragazzi, vi faccio vedere una roba fighissima, scusate, no, questa dovete vederla, questa va vista perché l'ho scoperta, l'ho trovata oggi e va fatta. Le checklist assistite su Flight Simulator 2020. Allora, silenzio di tomba, la musica, sentite, siamo il simulatore, ok, guardate qua, fate eye control e checklist assist, andate ad accenderlo, dopodiché checklist, reflight inspection e fate evaluation e lui vi porta sulle cose da controllare. Se sono già a posto le va avanti, se sono da fare le fate voi, quindi è comodissimo perché nella realtà la checklist, cioè tu la vai a fare e ti muovi, qui sul simulatore è un casino che devi cambiare la visuale eccetera eccetera, con questa funzione qua guardate che roba. Aircraft documents. Check. Check. Parking brake. Set. Ignition. Ignition vuole off. Off. Avionics switch, bus 1 and bus 2. Off. Battery switch. On. On. Fuel quantity indicators. Ok, check. Check. Low fuel L and low fuel are annunciators. Che sono quelle che facciamo di solito, no? Avionics switch, bus 1 and bus 2. On. Avionics cooling fan. Lo sentiamo, quindi va bene. Audible. Avionics switch, bus 1 and bus 2. Off. Static pressure all source valve. Off. Annunciator panel. Il test che abbiamo fatto prima. Test. Fuel selector. La cosa è fighissima, ragazzi. Fuel shut off valve. Open. Flaps. Perché vi sposta la visuale. Flaps down. Down. Pitot heat. On. Check working. Pitot heat. Off. Battery switch. Come si fa a controllare? Guardo l'ampere che aumenta, capito? Se lo attivo e le ampere vanno, si vede l'assorbimento,
vuol dire che off elevator trim. Neutral, sì, va bene. Così è neutrale. Ok. Neutral. Abbiamo fatto la pagina. Before starting engine. Pre-flight inspection. Complete. Ok. Seat belts. Posto. Adjust and lock. Electrical equipment. Off. Avionics switch. Bus 1 and bus 2. Off. Fuel selector. Both. Fuel shut off valve. Open. Ok, questo su un Cessna è troppo, ve lo sto facendo vedere oggi, dopo non lo usiamo. Su un TBM, un aereo più complesso, è tanta roba. Allora, vai. Throttle. Apriamo un quarto. Open 1/4 inch. Mixture. Idle cutoff. Propeller area. Clear. Vediamo se è clear. Sì. Clear. Battery switch. Beacon, ci siamo dimenticati on. Prima. Mixture. Rich. Auxiliary fuel pump. Che è quello che abbiamo appena fatto, no? Quindi su. On 3 to 5 seconds then off. Mixture. Lean. Feet. Ready to break, va bene. Ready to break. Ignition. Però, teniamoci la visuale sopra. Ignition start. Start. Mixture. Rich when engine starts. Ok. Page complete. After start engine. Vabbè, avete capito, no? Com'è il ragionamento. Quindi io su un Cessnino lo riesco a fare abbastanza bene. Quindi alternatore. Andiamo a accendere la nav. Strobe, pitot, fuel pump off voluto. Flaps su. Stabilizziamo a 1000 giri. Andiamo ad accendere l'avionica. E non ci serve niente. La frequenza di tessera abbiamo detto essere 120 e 200, 120 e 200, ta 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 ta. Ho tolto anche l'effetto di insonorizzazione delle cuffie perché volevo risentire un pochettino più il motore. Vediamo se su l'altro l'ha cambiato. Ok, Christian, tu ci sei? Sì, sì. Ok. E allora, niente. Chiamo Venezia, quindi Tessera Torre, buonasera da India Sierra Alfa Charlie Sierra. Venezia Torre, India Sierra Alfa Charlie Sierra 172 al parcheggio aviazione generale di Venezia Lido per un volo VFR con destinazione Verona-Villafranca come da piano di volo. Richiede autorizzazione al rullaggio per la pista attiva. Quindi si era ricevuto, in questo caso, confermate le ultime informazioni messe a bordo? Negativo, un secondo che le prendiamo. Allora, l'ATIS di... Allora, qui non me lo fa prendere perché non è la torre di questo qua, quindi vado a prenderlo su WebEye, un attimo. Allora. Quindi cavo ok 1025 e vento 040. Ok. 1025. Venezia India Sierra Alfa Charlie Sierra, informazioni Bravo on board. Sarà fatto di sera Roger, in this case runway 23 is active for Venezia Lido, departing at your choice at your discretion, report when airborne.
Ricevuto, rullaggio e decollo a discrezione, pista in uso 2-3, richiamerà una volta in volo, Charlie Sierra. Allora, 2-3. Corretto, per informazione il vento fa 0,30 gradi 7 nodi, l'H locale 1,025. Copiato l'H1025, il vento al suolo al momento. Ok. Io comincio ad andare al punto attesa, quindi la pista 2-3. Andiamoci a vedere un attimo la cartina. Solito lavoro, quindi andiamo in autorouter. Briefing, airport plates. Lima India, Papa Victor. Aeroporto. Aerodrome landing chart, ce l'apriamo. La pista è la 2-3, quindi è un decollo non semplice perché dobbiamo farci. Ci sono parecchi alberi e tutto quanto, e siamo abbastanza pesanti, quindi faremo un contropista perché non c'è una pista di rullaggio. Quindi andiamo in pista, contropista fino alla fine e poi ripartiamo. Cristian, io comincio ad andare al punto attesa 05. Ok, quindi la miscela possiamo tirare indietro un pochettino, mettiamo la taxi lights on, lui non c'è modo di spostarlo, cominciamo a mettere anche l'avionica qui settata correttamente, quindi 2000 va bene, io mi metto questo a 5000 Ok, e qui mi piace vedere la temperatura esterna e mi piace vedere il flight time che dopo andiamo a settare. Secondo che sistemo tutto il pacchetto avionica che c'ho qua, tablet, cellulare per vedere i vostri messaggi. Vi vedo silenziosi e ben concentrati, il che mi fa molto piacere. Venezia, buonasera dall'India Eco, India Hotel Eco Delta Yankee per una prova radio. Allora. India Hotel Eco, Delta Yankee, Venezia, ciao, radio 5 su 5, stop ai 39, informazioni Bravo. India Hotel Eco, Delta Ok. Yankee, informazioni Bravo a bordo, VFR da Venezia a Verona, due persone a bordo, pronto a muovere per il tenuto. Si è portato la India Hotel ragazzina Eco, Delta dietro. Yankee, la pista in uso su Venezia di 2-3, rullaggio e decollo a discrezione, 20.00 gradi 4 nodi, numeri 2, mi riporterete direttamente in volo, vi presento in traffico, Charlie 172 su Venezia Lido, rullando attualmente per la 2-3. Riporterà in volo col traffico in vista da Tajani. Traffico di Venezia Lido, per informazione il Sierra Alfa Charlie Sierra farà un contropista 2-3, non essendoci una pista di rullaggio. Assolutamente. Ok, rulliamo piano perché sull'erba si rovina il ruotino e sta cosa il simuletto la simula anche troppo. Cioè sembra che voliamo sempre nei campi di patate. Andrea, non sai la gioia a rivedere il mio tablet acceso. Poi con i traffici non l'ho mai avuto, è fighissimo. Adesso voglio vedere se mi vede il traffico di VAO, cioè se adesso quando parte Bianconiglio lo vediamo anche lui, ma dovrei vedere perché ce l'ho sulla cartina, quindi sì. Check motore li faccio quando arrivo là, perché così il motore si scalda un po' di più. Inutile farli appena dopo che ci muoviamo. Oh, sono riuscito a togliermi la cartina da davanti, stavolta. Non so quanto durerà, ma adesso è successo.
quindi dopo il decollo faremo una virata a sinistra per andare su Casabio. Esatto. Allora, ci mettiamo qua un attimo. Io per Casabio mi sono messo il VOR di Venezia e Casabio dovrebbe essere sulla radiale 140. E allora, buona osservazione, io ce l'ho sulla cartina, ma facciamo anche noi con il VOR, quindi andiamoci a vedere cosa voleva dire Bianconiglio. Quindi 140 del VOR di Venezia è abbastanza credibile, quindi dobbiamo mettere 115.30 nel nostro VOR. Quindi veniamo qua, schiacciamo 115.30, la cambiamo. Bravo, 981, ed era la radiale. Pronti a copiare? Aspetta, era la radiale 140, quindi andiamo a prenderci la radiale 140 dalla parte opposta rispetto a noi. Mi potrete direttamente quindi su Casabio, 2000, sì, 2000 piedi, con il campo in vista, le formazioni di traffico con Charlie 172, okay. Attendo tra poco dalla pista 2-3 di Venezia Lido. Ok, allora, check prima del decollo, quindi landing su, fuel pump su, taxi off, pitot heat off, azzeriamo il tempo di volo. Ok, questo a posto, a posto, a posto, settato, 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 settato. Sierra Alfa, Cella, Spendia, Sierra Alfa, Charlie Sierra, le famiglie un traffico, Charlie 152, dirigendo su Casabio, lasciando Lido di Esero, 2000 piedi. Ricevuto, noi siamo prossimo primo al decollo dalla 2-3, ci inseriremo in un sottovento sinistro della pista, proseguendo anche noi per Casabio e poi si è autorizzati per un attraversamento verticale campo di Tessera inbound Mestre Nord. Affermativo, dopo il decollo mi orbiterete sottovento sinistro per la 2-3 di Venezia Lido, vi richiamerò poi per l'attraversamento fondamentale 04 destra. Ricevuto, richiameremo il sottovento sinistro 2-3, il Charlie Sierra. Allora, facciamo in fretta che arriva il traffico, quindi controllato, 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 questo va bene, questo va bene. La trasponder è in trasmissione, il mod Sierra, questo abbiamo settato, qui va bene, carburante c'è, temperatura ok, vuoto c'è, l'alternatore sta caricando. Qui sotto tutto su, taxi off, pitot heat va bene, mancano i flap, manca tutta la miscela, qui lo settiamo neutro. Così, questo aspettiamo. Mancano i... Ciao Italia, un po' che non ti vediamo. Bentornato. 1800 giri. Andiamo a spegnere il manete sinistro. Cala, quindi era attivo. Mettiamo doppio. Tornano sui giri, quindi vuol dire che è tornato a lavorare. Facciamo la stessa cosa, non di là. Facciamo la stessa cosa con il destro. Calo. Mi spiace di sentirlo. Beh, è un periodaccio per tutti, sinceramente. Infatti cerchiamo con queste cose di tirarci su un po' il morale. È così. Allora, pronti? Il traffico di Lido, India Sierra Alfa Charlie Sierra, linea decollo immediato 2-3. Ok. Grazie, grazie. Ok. Allineiamo. Allora, in decollo dall'erba, come facciamo? Teniamo la barra indietro, così alleggeriamo il ruotino finché non arriviamo a vedere il muso alzarsi un po', ok. Adesso lo teniamo quasi in impennata. Quasi in impennata. Ok. Mi sa che mi ha resettato i comandi sulla simmetria. Ok, 40. Troppo lento, 40. Aspetto suolo, assolutamente. Adesso dobbiamo fare salita ripida, non rapida. E la rapida è a 75 e noi saliamo così perché dobbiamo superare un ostacolo. Quindi non ci interessa la velocità verticale, ma ci interessa... Oddio.
No, è Venezia Lido. E poi andiamo a Villa Franca, Papa X-Ray. Boscomantico è Papa November, se mi ricordo bene. Ok. Salite 300, vanno a guardare fuori per il traffico. Se pianta adesso, Contro morti. pista 2-3, in generale delle Su i flap. Ecco, Delta Yankee 18, mi potete mandare la partenza? E Ok. forse abbiamo preso la partenza, pista 2-3, in generale Ok, allora, se pianta adesso delle quella ancora. di Serra, in volo 47, orbiterete sotto vento sinistro, leggo in traffico un Charlie 152 su Cassapio, 3000 piedi. Ricevuto, confermate orbitare su sottovento sinistro. Sì, se possibile, visto che il traffico sta a 3000, manterrà 2000 su Casavio. Ricevuto, noi ci manteniamo al di sotto dei 2000 e orbitiamo in sottovento sinistro aspettando il traffico che sta decollando da Lido in questo momento. Perfetto, Ok, allora. grazie. Mike Bravo 981, informo di un traffico in Charlie 172, in sottovento Ragazzi, io vedo sinistro, sul orbita via tablet Venezia i traffici Lido, che mi mi sta riporto dicendo. comunque in vista di Venezia Desera. Certo. Non so se rende. Ok, allora 1000, continuiamo a salire. Siamo ancora in zona anticircuito, quindi teniamo tutto questo attivo. Approfittiamo per fare un po' di quota. Cielo splendido, eh. Italia, poi ci dobbiamo sentire per riattivare il mio ID su Vazime. Dopo ti scrivo su Discord. Che ti ho promesso che farò anche dei voli lì e devo riattivare perché non mi va di partire da capo. Avevo un bel po' di ore di volo. In volo in Delta Echo Delta Yankee. Hotel Echo Delta Yankee, ricevuto in volo 49, sono di due traffici, un Charlie 172, Super. orbitando in sottovento sinistro 2-3, e un additional traffic, Charlie 152 su Casavio 2500 piedi. Scoppiato il traffico, riporterà in vista in Su Echo. Discord vedi il mio nome e cognome completo, quindi lo trovi da lì. Non mi chiamo Mario Rossi, quindi. Solo che l'email associata non ce l'ho più. Dopo ti dico comunque. Sera, potete riportarmi su casa di 1500. Affermativo, richiamerà su Casavio 1500 Charlie Sierra. Dall'Eco Delta Yankee, quando in vista, seguendo il traffico, Charlie 172, sottovento sinistro 2-3, mi Allora, riportate su Casavio facciamo che io non sappia dov'è Casavio. 1500. A questo punto abbiamo Riporteremo su messo la. A Casavio 1000 piedi col traffico in vista, dall'Eco Delta Yankee. questo punto abbiamo settato un attimo che siamo in quota. Fuel pump off, landing off. E possiamo togliere anche un po' di miscela. Poi, Mike, però 981 ricevuto, mi riporterete in finale eh 04 sì, destra. i link li ho tolti perché sennò. Funziona. Allora, quando vado a intercettare la radiale 140 del VOR di Tessera, vuol dire che siamo su Casavio. Quindi teniamo 1500. Io ho anche Bianconiglio 981S per informazione, in vista. confermate se sarà un atterraggio con aeroporto compreso? Cerchiamo di fare tutto in manuale, stasera. Micro 981S. Aspettiamo che l'ago del VOR si vada a muovere. Grazie Italian. Vedete quando No, parlo sì, di mi vedo. community? Non mi vedi? Io ti vedo. Sei dietro di me. Andrea Stapp, cioè sta funzione è fighissima. Sei dietro di me a 1100 piedi, io sono a Mike Bravo 981 1500. Venezia. Campo in vista, Mike Bravo 981, Ma che Roberto, figata. Mike. Domani cerco di farvela vedere Tranquillo, la, interesse il finale 04 tablet. destra, intenzioni. Ok, l'ago comincia a muoversi, quindi siamo appena c'è silenzio in frequenza lo chiamiamo su Casavio. Negativo, siete autorizzati direttamente a riportarmi finale 04 destra.
Venezia, Charlie Sierra, Casavio 1005. Charlie Sierra, ricevuto, attualmente orbitate su Casavio, o se volete inseritemi sotto vento test 04 destra, presso non siete autorizzati al attraversamento, vedi che me lo io. Ricevuto, possiamo in alternativa continuare per Lido di Jesolo e poi tornare su Casavio? Affermativo, nessun problema, in questo caso mi riporterete lasciando Casavio per Lido di Jesolo per poi rientrare al campo. Ricevuto, noi adesso andiamo inbound al Lido di Jesolo e richiameremo di ritorno per Casavio. Perfetto. Ok, allora. No, è inutile star lì a orbitare. Ci guardiamo un po' la costa. Molto bello quando c'è il realismo così del traffico. Venezia in via Otaleco Delta Yankee, Casavio 1100 piedi con il traffico in giro. India Hotel, ecco Delta Yankee, ricevuto secondo il traffico, mantenendo separazione a vista, confermate di portare anche il Lido di Jesolo? Affermo, riporteremo anche noi il Lido di Jesolo secondo il traffico. Copiato, secondo il traffico, mantenendo la separazione, lì mi riporterete con il rientro al campo su Casavia. Farai India Hotel, ecco Delta Yankee. Ok, e... ah, Christian è sotto di me. Dice traffic, dica. Eh certo che dice traffic, io vedo che sei sotto di me ma non ti vedo. Aspetta. Eccoti lì. Ti ho in vista, eh? Christian, sali a 1005. Ah, trim a picchiare, check dopo il decollo, eccetera eccetera eccetera, va bene, il trim possiamo metterlo giù, i flap sono su, la miscela è settata, va bene. Non perdiamo di vista lui, il montante ovviamente ce l'ho sempre davanti. Sta volando basso lui, ma... eccolo là. Io sono a 1000 piedi esatti, eh. Sì, Christian, sali a 1005. Oh, vengo lì a prenderti. Ti sto arrivando dalle tue ore 4, eh. Un po' di manetta, senza andare fuori giri. Andiamo a prenderla. Full power Cessnino sulla linea rossa finché le temperature lo consentono. È una ground di 125 nodi, ragazzi. Christian, ti arrivo alle tue ore 4, eh. Ti vedo ancora. Io sì. Io ti ho in vista, sto arrivando a fianco a te. Tieni la linea di costa. Poi ti parlo su Discord perché così è immediata la comunicazione. Non abbiamo il delay della diretta. Allora, eccolo lì. Io ti sento tipo modalità rallentatore su Discord. E perché sto facendo 60.000 cose assieme, anche, cioè, poveri computer e rete. Ciao Torax, siamo inbound a Jesolo, perché c'è traffico su Tessera, quindi dobbiamo aspettare qua un attimo. E dopo torniamo giù e andiamo a Verona. La tratta di stasera è da Venezia, Lido, a Verona, Villafranca. Papa Victor, Papa X-Ray. È andato, ecco.
Cristian, mi hai in vista tu? Negativo. Sono dietro di te, eh? Dietro di te alla stessa altezza. Se rallenti un attimo, stai andando a fuoco. C'è il motore tutto al massimo, non riesco a star lì dietro. Il flyplan lo puoi copiare da WebEye, Dorax, se sei pigro. Puoi cliccare su di noi e fare Cristian alle tue ore 4, tra poco ore 3 ti affianco, non cambiare prua. Ok, ora sì che t'han vista. Ho 0,60 di prua, 1500 b. Ok, eccoti qua. Non cambiare prua, fai una virata a 180 gradi a sinistra di 30 gradi e io cerco di seguirti. Cioè, ma che immagine è? Cosa, scusa, sei arrivato a scatti? Fai una virata 30 gradi di angolo, di bank, e per fare 180 gradi indietro. Ok. Vai. Virata in formazione. Non ti vedo virare, però aspetta. E d'altronde, ragazzi, non possiamo chiedere la luna. Ok. Manca il riflesso del sole. Certo, certo. Non ho mica la proprietà del cielo io, Torax. Proviamo a codarci un po', meglio. Vediamo se riesce. Facciamo una manovra cattiva. Facciamo così. Il freno sopra. Ok, adesso dovrebbe sbucarmi, esatto. A questo punto andiamo giù. E dovrei trovarmelo, esatto. Questa è la manovra che facevano i piloti di caccia della seconda guerra mondiale. Cioè il prestallo sopra, poi la discesa dopo. Mi sembra quando voli in Aliante che sto al traino, ragazzi. Facciamo una foto perché questa mi piace. Ok, io il 180 l'ho finito. Sì, sì, io ti sono dietro, se guardi la live ti vedi. E fai tu la rotta per Casavio, io ti seguo. Ok. Ok. E poi... poi su, non sei un po' troppo vicino? Se volassi regolare. Ok. Sto fluttuando. È per far vedere l'effetto. Per far vedere che l'aria è un fluido. Esatto. Se fate un multiplayer su FlightSimulator 2020, il server del FlightSimulator 2020 è ottimo, quindi non fa questi effetti di lag. E sembra proprio che l'altra persona sia lì. Sui network così, ovviamente, poverini, devono tenere una mole di traffico e non hanno le risorse di Microsoft, quindi direi che è già super come risultato questo. Ora. Ciao, continuiamo il volo, cosa dite? A questo punto il discorso di Casavio, la radiale vale anche dall'altra direzione, ovviamente, perché se ci arrivi da nord o da sud è uguale. Adesso ripasso davanti.
Cristian, ti vengo davanti. Vai, vai. Beh, Torax, se parti ora noi siamo ancora qua, eh. Cioè, stiamo andando adesso giù a Casavio, che è appena sopra Lido, quindi se vieni ci vedi subito. Iniziatore, India Sierra Alfa Charlie Sierra più 1, stiamo lasciando Jesolo inbound Casavio e chiediamo un aggiornamento per l'attraversamento fondamentale. Mike Bravo, numero 81, sta in direzione generale di Charlie Tango Papa. Charlie Sierra ricevuto, guardi la fondamentale 04 destra è libera, quindi quanto pronti mi riporterete col campo in vista. Ricevuto, faremo sempre a Casavio o preferite che veniamo direttamente dalla presente? A vostra discrezione, nessun traffico. Ricevuto, allora faremo a Casavio e poi riporteremo inbound per l'attraversamento fondamentale 04 destra. Copiato. Christian, ti vedo dietro a 1600 piedi, può essere? Sì. Siete a dopo. Eh sì, Torax, ho fatto gli aggiornamenti prima. C'è anche Nvidia che ha fatto uscire l'aggiornamento stasera, eh? Quindi potrebbe essere necessario anche quello. Vabbè, se è piccolo, che problema c'è? Quando c'è dei grandi problemi, che è un problema. Ho imposto il push to talk per altitude. Settings. C'è il tasto settings sotto. Invece Torax, io ho un altro problema, vuoi sapere qual è? Quindi facciamo Casavio Mestre? Yes. Ah, io ho impostato adesso il motore, al massimo i giri devi tenere 2005. E non di più in crociera, quindi metti prima regoli la miscela, quindi scendendo finché le GT sale e quando togli ancora sale di più, cioè scusa, se togli ancora inizia a scendere, ne rimetti dentro un po' e a quel punto non tocchi più la miscela e vai a regolare con la manetta per tenere 2500 giri. Adesso lo faccio in live. Quindi andiamo a mettere qua la miscela per far salire la EGT. Intanto qua guardiamo quando c'è Casavio. Tiriamo indietro, indietro, indietro. Adesso scende l'EGT, quindi ridiamo dentro. E con la manetta ho ancora un po' di giri che posso prendere. Che non vedo le pizze, Torax. Almeno come emoticon, perché vi giuro che qua ad Amsterdam, cioè, mi manca la pizza che non avete idea. Il sito per le cartine è sempre autorouter.aero per la cartina dell'aeroporto oppure Open Flight Maps per la cartina VFR dell'Italia o degli altri paesi, insomma. E allora mi hanno parlato di un paese fuori Napoli dove tipo ci vai mezz'ora di macchina e dove non c'è niente e la gente, a parte adesso col Covid, faceva la fila per andare da questo pizzaiolo e c'è solo questa pizzeria. Se mi dici il nome, ti dico se è quella che ho in mente. Ok, giro. Christian, vado a Casavio. Vediamo la radiale del VOR che si va ad attivare.
io tengo 2000 crea. Ok. Io faccio una fatica a vedere i grafici. Perché? Non lo so, cioè non vedo. Ah, eccoti adesso. Cioè, vedo proprio all'ultimo, quando sei vicinissimo. Ma in reale è così. Cioè, dai, in reale magari lo vedi un filino di più, ma non come su FSX o X-Plane che vedi un Cessna a 10 km. Faccio la chiamata più uno, così siamo in due. Aspetta, Torax, che adesso ti aggiungo. Venezia, India Sierra Alfa Charlie Sierra più 1, lasciando Casavio 2000 piedi, inbound il Vorte Sierra. India Charlie Sierra ricevuto, seduto attraversamento della fondamentale 22 sinistra, mi riporterete direttamente su Mestre Nord 2000 piedi. Autorizzati all'attraversamento da fondamentale 22 sinistra, riporteremo Mestre Nord 2000 piedi, India Sierra Alfa Charlie Sierra più 1. Aspetta, facciamo una cosa, Trax. Quando ci raggiungi. Che radiale hai messo te? Che radiale ho messo? In che senso? Di che cosa? Del bordo di Venezia. No, adesso sto volando a vista. Ah, ok. Ma tu stai andando da tutt'altra parte. No, perché? Vedo l'aeroporto di Venezia alla mia destra, a ore... Esatto, 1. Ma lui ci ha autorizzato attraversamento fondamentale della 2-2, quindi devi passare sulla destra della pista, devi passare leggermente a nord del campo. Eccola qua, Venezia. Ah, ok. Vai Torax, puoi entrare adesso. Foto di Venezia tessera. Bellina, eh? C'è solo una pista che usano realmente, l'altra viene usata come taxiway. Si chiama anche Tango, credo, se non mi ricordo male. Ok, allora Mestre Nord. Eccolo qua, November 1. Non devo scendere. Vieni inbound Mestre Nord? Sì. 2000 piedi, Quanto? 2000, 2000. Ok. Io sto passando sulla pista adesso. Trax deve farti entrare, sì, t'ho autorizzato adesso. Ok. Rallentiamo un attimo che sennò ce la perdiamo. E dopo ci guarda. Antor, ciao. Benvenuto a bordo, come stai? Tutto bene?
Ok. Chris, sei dietro di me 1500, giusto? 1500, sì, te però non ti vedo. Ok, cioè, ti vedo io sul radar. Se no, se apri il TICAS, mi vedi da lì. Ti aspetto a 2000, ho decelerato un po'. A dopo me, Ma non mi rimane aperto. Andiamo al bordo di Vicenza. Anzi, no. Mettiamo la DF, tanto devo solo andarci inbound. Quindi mettiamo 400. 17 frequency preso. La DF è comodissimo quando devi andare addosso alla stazione, quindi non devi volare delle radiali. In Italia ne stanno risolvendo quasi tutte, sinceramente. Ieri abbiamo fatto un IFR serissimo con il TBM, con l'avionica G3000, e funzionava tutto alla stragrande, e anche il 320 sento dire che va veramente bene. Paesaggio, cosa devo dire, guarda. Veneziatore, India Sierra Alfa Charlie Sierra più 1, 2000 piedi su Mestre Nord, prossimo punto di porto sarà il bordo di Vicenza, stimato agli 1.4 della... negativo, scusate, stimato ai 2.7. Copiato, su Fort Vicenza, lasciamo il mio spazio aereo, Unicom, 1.28, buonasera e buonanotte. Passiamo alla Unicom, 2.2 decimali 8.0, grazie del servizio e dell'attraversamento, e alla prossima, buona serata, ciao. Ciao. Ok. Buona serata anche dal Delta Yankee, la prossima. Ciao a te. Io col mio, con la 1080, ho tutto su high-end, tranne un ultra. Daniele, ciao, benvenuto. Oh, e grazie del follow. Mi fa un sacco piacere, ben iscritto all'Aero Club di Aviazione Generale. Scusate ragazzi. Sì. Scusa, mi è spartito tutto. Adesso ci siamo. Connected. Un attimo che devo sistemare. Io ne ho 16. Daniele, certo. Sono qua apposta. Teniamo questa prua. Allora, la quota va bene questa, quindi mettiamo 2000. Poi mettiamo la prua questa qui. Ok, facciamo autopilot, fermo lì, heading. Un pochettino a destra. Inbound board ADF di Vicenza. Perché uso l'ADF? Super. Però aspetta, adesso sono su... Ma sui VAO o su Vazim l'hai aperta? Posso andare a vedere anche io, in realtà. Super. Grande Italia. Arriviamo. Christian, come va? Volevo mettere la DF, ma com'è che si mette la DF qua? Perché 891 mi viene di un numero da 90 a 99. Guarda la live, ti faccio vedere. Allora, come si mette la DF? La DF è questo scatolotto qua, ok? Questa è la frequenza attiva,
Questa è quella in stand-by. Con la rotella grossa cambi il primo numero, quindi devi mettere il mouse sulla rotella più grande e cambi il primo numero. Quindi se voglio mettere 417, metto 4. Poi questo qua fa il primo numero, oppure rilasciato fa il secondo numero. Ok? Lo schiacci, muovi quello in mezzo, lo rilasci, metti l'altro e poi la cambi con il tasto in mezzo. Però io adesso non ti vedo più come traffico perché... E non vedo più traffici. Un attimo. E poi per spostarla di là. Ok. Questo qua, frequenza in mezzo. A questo punto, quando l'ADF è attivo, questa freccia qui, come funziona l'ADF e perché lo uso, stavo dicendo. Questa freccia qua continua a puntare addosso alla stazione da cui proviene il segnale. Quindi se voi dovete volare verso un punto che ha sia il VOR che l'ADF, a me basta avere questa freccia davanti a me e vuol dire che io sto andando alla stazione ADF. Okay. Se invece devo fare la stessa roba con il VOR, la frequenza del VOR di Vicenza, stand by, 113,40, quindi dovevo andare a mettere qua 113,40. Ok, me lo attiva. A questo punto controllare che il triangolino è tu perché sto volando verso la cosa. Girare finché mi becco la radiale su cui sono seduto in questo momento, perché a me interessa andare lì. E poi capire che per andare lì devo mettere una prua di 285 e allora venire qua e mettere 285. Ma perché far tutto sto casino se hai una freccia così? Il VOR serve quando devi... Allora, se mi dici devo andare a Venezia seguendo la radiale 180, con questo non dico che è impossibile, diventa un lavoraccio. Con questo è molto semplice. Quindi ogni avionica per quello che dovete fare. Allora, intanto i giri. E poi l'NDB non c'è dappertutto. Sì, tra l'altro le stanno tutte smantellando queste qua. NDB non directional beacon, cioè manda solo un segnale e non dice l'angolazione, non ha la radiale. Daniele, allora, ho visto che regolare la miscela, ma capito come si capisce dalla strumentazione se è regolata giusta. Facciamo subito. Tanto ho 7 minuti per farlo. Allora, scarburiamo completamente, quindi tutto dentro. Cosa sto guardando? Sto guardando i giri, sto guardando il fuel flow, sto guardando le GT. Adesso ho messo molta più benzina di quella necessaria, perché sono leggermente in quota, non è che siamo molto alti. Anzi, Cristian, io farei una salita a 4.000. C'è una salita a 4.000. 4.000 altitude. Ok. Altitude, saliamo così, tutta manetta dentro. Perché faccio così? Aspetta però, devo arrivare in alto. Vado in alto perché in alto ti faccio più vedere l'effetto che fa la differenza di carburazione. Bentornato Seat, hai mangiato? La mia dorme. Secondo che devo capire.
troppe cose da fare assieme, ragazzi. Quello basico con no, quello come si dice? Cioè, l'aereo di default è nel pacchetto deluxe questo. Troppa roba gli ho fatto fare, ragazzi. Niente, lo riapro. Rip? Ripoli. No, 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 non mollo, non mollo, non mollo, non mollo. Adesso lo facciamo ripartire. Allora. Stand by. Stand by, stand by, stand by. Seconda volta che mi succede da agosto. No, a me non succede quasi mai. Infatti me ne vantavo. Un attimo, eh. Allora. Sì, il problema è che ho messo sta visuale con il finto green screen dietro e mi sta ammazzando il PC perché fa lo streaming, il simulatore e questa cosa qua. Allora. Questo sistemiamo dopo. Questo lasciamo aperto. Ora mettiamoci qua almeno. Parliamo un attimo. Si sta aprendo, eh. Per un attimo. Allora. Ho iniziato a volare con FS 2020. Allora. Il mio primo simulatore mi sta appassionando e sto pensando di farmi PC. Ok, allora VR aspetta. Perché VR è veramente difficile. E... Andrea, ciao, benvenuto. E... Io aspetterei un attimo a fare il VR col FS 2020 perché sarà tutto in beta all'inizio. E la cosa è un po' complicata da gestire. E poi anche volare, se non sei pratico col VR, per quanto bello esteticamente, ma è complicato perché non vedi dove hai le mani, quindi devi fare un po' di numeri, tante volte devi anche prendere delle cose che usi esternamente. Quindi io partirei con il VR si è virtual reality, quindi è mettere sul visore. Il visore dove anziché guardare uno schermo ti guardi attorno e vedi tutto.
Mi è crashato il sim, ma lo sto riaprendo e riparto in volo, quindi ci arrivo, ci arrivo. Cristian, tu dove sei di bello? Quasi a Vicenza? Sono 9 miglia dal VOR di Vicenza. Ok. E io arrivo, cerco di partire da Vicenza. Se rallenti, ci troviamo a Vicenza. E allora, la miscela funziona così. Ok. Il motore ha dentro troppa benzina se c'hai tutta la miscela dentro quando sei in quota. Perché la combustione cambia perché c'è meno ossigeno. Il rapporto stechiometrico ossigeno-benzina deve essere sempre lo stesso. Ne arriveremo tutti assieme, Torax. Quindi, tu cosa fai? Man mano che sali, vai a togliere la miscela. Che si chiama miscela, ma in realtà vai a togliere la benzina. Non è un due tempi, quindi è un motore normale. Vai a toglierla per tenere questo rapporto tra benzina e ossigeno sempre uguale. Come fai a capire questa cosa? Il rapporto è ideale quando la combustione nella camera del cilindro avviene perfetta. Quando avviene perfetta, fa uno scoppio potente, quindi il gas di scarico che esce è molto caldo. Se tu ne metti troppa, quello che succede è che stai un po' ingolfando, quindi non brucia tutta la benzina, no? E quindi come effetto hai un gas di scarico più freddo. Se ne metti troppa poca, succede la stessa cosa, nel senso che metti troppa poca benzina, quindi lo scoppio non è così potente. Quindi ti devi basare sull'EGT. Si tira indietro finché l'ago dell'EGT sale, sale, sale. A un certo punto comincia a scendere. A quel punto, quando comincia a scendere, tu, se metto così il green screen, non va, ragazzi, c'è troppo lavoro. Quindi stasera lo facciamo così, ma poi cambieremo. Allora, torniamo su Flight Sim. Ok. Torniamo su Flight Sim, Weight and Balance, ok, più carburante, grazie. Questa non li andiamo a mettere, ATC Option così. Siamo partiti da Lima India Papa Victor, non c'è. Lima India Papa Victor. Nicolò, e arriviamo a Lima India Papa X-Ray. Ok, mettiamo Vicenza. Ma che rifugio Vicenza? Allora, scusa, Vic mi deve saltare fuori però. Non aeroporto. Facciamo VOR to VOR, me lo mette Vicenza. Ok, questo qua remove. Ok, Navlog, Vich, ok, se no qua posso mettere Vich, no, così, open filters, navides. Vedi, Attivi. ci sei? Quasi. Vicenza, Settings Departure. Ok, Airborne, Villafranca, così Flight Condition. Sto cercando di far più in fretta che riesco. Questo mettiamo off, meno roba da fare. Ok, qui così, Live Weather. Vai. Eh no, Daniele, è un problema mio perché sto facendo fare al PC troppe cose e sto imparando, Cioè, sto testando delle robe, stasera ho messo qualche effetto in più, però devo trovare il modo di sistemare. Allora, qui va bene. Ok. Vai che ci siamo, vai che ci siamo.
Ok, via via via. Autopilot. Ah, devi fare il check adesso. Poi facciamo il Ok, siamo online perché mi ha acceso le luci. Ok. Autopilot acceso. Cristian, sono dopo Vicenza io, eh. Io sono sul volo di Vicenza adesso. Ok, io ho lasciato Vicenza con una prua di 249 e sono a 1.600. Allora. Ok. Questa off. 1.600 hai detto? Sono a 6.000 piedi a distanza di 1.600. 1.600. No, te devi stare zitto. Ok. Perché mi ha acceso le luci? Che luci mi ha acceso? Ma perché mi ha acceso le luci? Ok, poi mica nervoso ragazzi, fuel pump, ok, tutto a posto, boss, perché non mi fido troppo di lui, perché c'ho l'avionica accesa, dovrebbe essere panel, oh là, ok, ci siamo, andiamo a scendere, facciamo una vertical speed più di 500, manette indietro. Eh no, perché vuol dire che allora è già a posto, Thorax. Quindi adesso ti si vede. A volte c'è da cliccare quella cosa lì. Quindi siamo a Vicenza. Ok, io direi di cominciare. Cristian, ce l'hai soave come punto di riporto? No. Ok, soave. È sulla radiale 80 del VOR di Villa Franca, che è 115-80. Allora, così andiamo lì e chiamiamo il controllore da lì. Ok. Allora, intanto ci sentiamo la frequenza di Verona. Verona. Ragazzi, allora, troppa roba aperta, dobbiamo chiudere un po' di roba. Aspetta che il Discord te l'ho dato, Thorax, dovresti averlo attivo, però adesso non sono in over, come si dice, troppa roba. Un attimo, stasera ragazzi va un po' così, devo sistemarla. E da memoria non mi fa collegare perché il callsign è in uso, ma guarda che ci vuole una bella fantasia. Devo aspettare un attimo. Intanto andiamo inbound soave. Quindi giriamo sud. Così. Questa prua facciamo heading. Ok. Quante miglia sei dal VOR di Villa Franca?
Sono a 25 miglia, ma non sto andando diretto lì, sto prima andando a intercettare la radiale 080. Ok, sì, anche io. Comunque, Villafranca è a fianco all'autostrada, quindi devi andare verso Prua Sud finché non becchi l'autostrada e poi la segui. Ed è poco prima di entrare nel CTR, il vero volo a vista. Io sono sopra una città grossa che penso sia proprio Verona. Vicenza, Vicenza. Vicenza. Ok, io sono alla tua destra. Alla destra del padre. Mi sta per entrare la radiale 080. Già. No, aspetta. No, 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 niente, mi sto male io. Non mi fa più collegare i VAO perché dice che il call sign è in uso. Però se lo cambio sono fottuto. Adesso sì, sta entrando la radiata. Phil, ciao, bentornato. Stasera è un po' così, nel senso è un bel volo, ma ho provato a mettere un po' di effetti visivi così che mangiano la connessione perché si basano su quella e troppo. Cioè il mio router non la tiene. Allora. Intanto vi ricordo che è presente, giovedì facciamo il mega evento, partiamo da Bologna. E portiamo l'equipaggio della Ferrari a Istanbul per il Gran Premio. Ci sarà l'evento con full staff di VAO. Partiamo prima del solito, occhio l'orario perché ci servono tutte le 3 ore, quindi partiamo alle 7:30. Quindi 7:30 ora italiana, si parte da Lima India Papa Eco. Giovedì sera, sarà una roba forte. Allora, dai, fammi collegare. Ah, siamo dentro. Adesso 135 e 9. Cristian, sei a 1500 piedi? Sì. Ok, ti ho in vista sul radar. Comunque Cristian, credo che sia il Discord che mi impalla tutto, quindi chiudo la voce e se mi devi rispondere mi scrivi in chat, ok? Se no mi salta in continuazione. Chat dove? Sulla live. Ok. Allora, eccetera, eccetera, eccetera. No, Trax, non si è buggato a te, si è buggato a me, purtroppo. Nel senso che se ho troppi programmi aperti di collegamento al router in upload. Adesso ho tolto Discord, vediamo se non lo fa più. Se non lo fa più abbiamo risolto. Allora, intanto riprendo a mano. Ma perché c'è ancora la bionica accesa? Io odio sta cosa. Ma questo è pedestrian, ok, e questo è quello sopra. Te devi spegnere, perché questa luce è accesa? Ok, guardate le colline qua. Ci siamo ragazzi. Scusatemi un attimo la defaillance, non è il mio stile fare le robe così. Però siamo questa sarà la 15ª live che faccio. Mi fa piacere che siamo in 10 spettatori e questo è un micro record per il nostro canale. Se mi aiutate a mandare avanti quella barrettina in basso a destra per arrivare a 50, mi date una super mano. Se vi piace il contenuto, ovviamente, se no, ovviamente no. Meglio pochi e buoni, però se vi piace e volete che più piloti vedano come viene affrontato un volo in reale, si fa così.
sto girando indietro perché sto andando a prendere Christian Bianconiglio in chat, che lo vedo sul mio radar. C'è una luce là davanti, potrebbe essere lui, potrebbe essere quello. Fila, la tua frase suona parecchio ambigua, ma spererei di no. Anche ieri ne hai detta una simile. Non sono io malizioso, è che uno che mi dice che te lo metterei 20 volte, ok, no, sono seduto, la leggo volentieri. Esatto. Ah. Vabbè, tanto sto ad Amsterdam, quindi. Spero che hai fatto una doccia dopo la gara. Sei lì sotto la pioggia. Ma tra poco mi arriva in faccia Bianconiglio. Che periferica usi? Intendi joystick? Ho un vecchio e fidato Microsoft Force Feedback Sidewinder 2. Reputo uno dei migliori joystick che ci sono. Ti dà il force feedback, lo sforzo è fatto con i motori, ai sensori ottici è iper preciso e anche l'asse del timone, quindi non devo avere la pedaliera. Se no, se stai cercando qualcosa, la clutch della SiteTec va molto bene. Non è così precisa come questa, ma è così. Funziona bene. Però ti ingombra un po', io l'avevo, l'ho appena venduta. E ecco che arriva Bianconiglio, spera che mi veda. Ok, wow, facciamo una viratina un po'. Sì, non ti incazzare. Oh, là, si fa. Ok, tanto c'è un traffico che sta venendo verso di noi, quindi io adesso chiamo. Verona Radar, una buonasera dall'India Sierra Alfa Charlie Sierra. H1025, siamo a 3 primi est dal punto di riporto di Soave, a 2750 piedi, in discesa per i 2000. L'intenzione come da piano di volo sarà entrare nel vostro CTR, scusate, per un avvicinamento a Verona Villa Franca come da piano di volo per un atterraggio full stop. Avvicinamento verso Soave a 3000 piedi, vediamo sul radar c'è un altro traffico in zona non contattato, presumiamo che state facendo formazione vedendo che sta seguendo la vostra rotta. Affermativo, ma non siamo in accordo per fare una chiamata unica, se volete ci coordiniamo. Manterrà la separazione India Sierra Alfa Charlie Sierra e per informazione abbiamo un traffico sul radar di bordo a 2300 piedi a 3 minuti a ore 12 rispetto a noi, è un traffico in contatto con voi. Ho visto anch'io la traccia radar, è scomparsa di colpo bianco e non abbiamo nessun contatto. L'informazione sulla non disponibile da Ricevuto, abbiamo contatto visivo comunque col traffico, manteniamo separazione.
Qui abbiamo il traffico. Sono contatto al pilota sbagliato. Nessun problema. Sì, ho fatto un sacco di cose, film, ma non ho fatto problemi. Traffico che passa, beccatevelo. Verona radar. Wow. India, Hotel Eco Delta Yankee. India Delta Yankee, Verona radar, che dice 1025, vediamo sopra solare, avete il contatto visivo con la Cessna 172? India Hotel Eco, tu riporterà sul Soave e abbiamo il traffico in lui. Sei anche ricevuto separazione. Ok ragazzi, era il attenzione, portate adesso verso Ave. Il come si dice H102 il disco che crashava tutto. Adesso è molto più stabile. Ci vuole un IT che faccia da supporter alla cosa, perché ragazzi, cioè io so volare, ma non, e già anche lì c'è da imparare, ma c'è un sacco di cose da fare per fare una diretta fatta bene con così tanti sistemi che collaborano. Per una radar India Sierra Alfa Charlie Sierra verticale Soave 3000 piedi richiede se possiamo fare un diretto per Villafranca. Chiamante era il Charlie Sierra, crescimento diretto da Villafranca. Affermativo. Charlie Sierra ricevuto sopra Soave, rimanete attento, vi chiamerò io. Verona Radar non abbiamo copiato, potete ripetere? Io ho capito, mantenete... India Charlie Sierra, Verona Radar, avete richiesto un diretto a Verona dalla presente, avete ciò allora porto in vista? Negativo. Appunto, allora per il momento procedete o verso Papa Y Sierra Eco 1 oppure verso Papa Y in Whiskey 3, riportate quando avete l'aeroporto in vista, riportate attenzione. Noi siamo sulla verticale di Eco 1, se volete possiamo procedere o Eco 3 o Whiskey 3. Ora procedete verso Castel d'Azzano per ora. Ricevuto, riporterà Castel d'Azzano e se possibile dai 3000 vorremmo scendere a 1500. Drax, succede, non ti preoccupare. Scendiamo, quindi nella discesa andiamo a ridurre così. Sai anche vi vedo sopra Casavio, intenzione? Vuol dire sopra Suave, intenzione? Anche, sì, attualmente su Soave le intenzioni sarebbero dividersi direttamente sul campo di Verona. Ok. L'aeroporto in vista. Non ancora. Allora, procedete verso Papa X, Eco 3, Castel d'Azzano. Ricevuto, riporterà il campo in vista. Bianconiglio, mo' è difficile se non hai i riporti. Segui il fiume che passa poi per Verona e ti tieni leggermente sopra il fiume e lo tagli dove torna molto verso nord e poi ritorna verso ovest.
fa un detour molto grande. Se no, se hai sul Garmin puoi mettere il Fix Xenru X-Ray Eco November Romeo Uniform, che è praticamente a fianco a Casteldazzano. Quindi vai nel Garmin e metti Direct e poi metti il Fix. Così te la cavi. Ok, tanti volevo fare un attimo. Solite robe tutte in contemporanea. Apple Plates, IVA India Papa X-Ray, Villa Franca. Mi serve la Airport Charts e mi serve la VFR. Adesso le faccio vedere. Allora, questa è la cartina per avvicinamento e noi stiamo arrivando a Casteldazzano, che a questo punto qua mi ha fatto soave. Casteldazzano, e siamo inbound 3 minuti a Casteldazzano a 2000 piedi. Aspetta che vado a mettere l'autopilota, c'è una spiegazione fatta meglio. Buonasera, sono presente nell'aeroporto, è a 6-7 miglia nautiche, l'avete vista? Ta 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 6-7, io so dove guardare, ma non in vista. Verona, India, Charlie, Sierra. L'aeroporto non è ancora in vista, abbiamo ben presente la sua posizione, ma al momento non possiamo vederlo. Appena in vista ve lo riporteremo. Informazione sul radar, siete su QD Mike 270 per l'aeroporto. Ricevuto, grazie. Allora, questo è l'avvicinamento con il Casteldazzano, poi entriamo in sottovento destro e la pista sarà. Abbiamo 270. la 04 e la 22. Ricevuto, porterà con la pista in vista del Tajani. Qui è Ok. così mai che riportatemi quando avete l'aeroporto in vista, grazie mille. E Verona, ci potete dare la pista in uso a Villa Franca? Stacco l'autopilot. Verona, il Charlie Sierra sulla verticale Casteldazzano si porterebbe inbound per Villa Franca con l'aeroporto in vista. Ricevuto e sarete sottovento destro, pista 04, per portare con intenzioni. Ora atterraggio già con il resto completo. Conferma, full stop 04, riporteremo sottovento destro Charlie Sierra. Sottovento destro 04, Charlie Sierra. Ok, l'aeroporto è qua. Quindi la pista 04 abbiamo appena vista, quindi cominciamo a scendere. La quota dell'aeroporto è 232 piedi, quindi voglio fare il circuito a 700, quindi dobbiamo arrivare in sottovento a 900 piedi. Aspetta. 900 piedi va benissimo per fare, cioè 700 piedi rispetto al suolo va molto bene. Non è, vedi la cartina? C'è la cartina, devi mettere sul nav e la vedi così. Se vuoi, magari si è zoomato troppo. Potrebbe essere il problema.
non c'è un menu proprio. È questa rotella qua, tu magari sei così, devi girare la rotella grande. Se vedi il menu è così, si toglie schiacciando menu. Però secondo me tu sei qua, tipo, fai così, rotella grande. Per una radar India Charlie Sierra sotto vento destro 04. Fuel pump, landing, fuel pump, miscela dentro non tutta e andiamo giù. Verona, abbiamo ricevuto 2 su 5, potete ripetere. Atterraggio pista 04, vento calmo, portare pista libera. Autorizzato atterraggio 04, riporterà pista libera Charlie Sierra. Verona dal Delta Yankee, pista in vista. Allora, before landing checklist, miscela tutta Delta Yankee dentro. ricevuto, vento destro, pista 04, anche voi full stop. Tracks, i controllori ti vedono, quindi l'importante è quello, Affermativo, dai. sarà un full stop a riportare in sottovento destro, pista 04, seguendo il Fuel tracciato pump in on, vista. landing, i flaps aspettiamo, dobbiamo scendere. 04 c'è anche... Ah sì, dai, facciamo i tamarri. A 04, quindi vuol dire 40. Mettiamo gli LS. E mettiamo la frequenza su 111,75. Andrea, non sai la gioia di riavere il mio bel tablet. Ala. Tac. Nav, questo va in nav. E abbiamo anche quello solo per ridere. Cioè, in realtà per ridere, perché mi posso capire quando sono nel glide. Ora mettiamo un pochettino in difficoltà Bianconiglio che ci ha messo in difficoltà ieri, nel senso che faccio il circuito da Boeing 747. Ecco che si è attivato il glide, quindi andiamo a virare in base. Oh là! Bene, 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 bene. Benvenuto Rubo. Ben iscritto all'Aeroclub Sax. Di aviazione generale su Flight Simulator. Frequenza ILS 111 decimali 75. Miriamo. Super luci. Mi raccomando, non atterrate prima del pettine, tante volte vedo gente che atterra prima del pettine, cioè le linee a pettine della pista, non va bene, come cosa, assolutamente. Phil, come siamo a volumi? Tutto a posto? C'è eco, c'è riverbero, come sono? Ok, a sto punto ci andiamo a configurare. Sì, in reale lo uso sempre il tablet. Aspetto la linea bianca, metto dentro uno, la miscela è tutta, il carrello è Sottovento pista estratto. 04 col traffico in vista in via Oteleco Il carrello d'Andrea. estratto è bloccato e i flap vanno in full perché siamo in arco bianco. Vedo un attimo l'aeroclub dov'è. Seguendo il traffico si inserirà in Ah, cerchiamo di finale uscire lì. 04 del Delta Yankee. Siamo alti come si fa? Un po' di piede destro, la barra a sinistra, scivolata. Giù. Piano nel ridare il piede, piano. Aspetta, piano nel ridare il piede. Ricordate di non guardare l'anemometro quando fai la scivolata perché non funziona, perché il tubo di pitot è storto, quindi non ha nessun riferimento. Andiamo in 60. Chiamiamo. Aspettiamo che smetta di volare. Ok. Center line, la teniamo lì.
lo teniamo lì, non si toccano i freni se non serve, quando tocca la ruota davanti sui flap, dietro un po' di miscela, puntatina sui freni, c'era di volo da poco, ok, aspetta che adesso leggo bene il tuo messaggio, via da landing perché usciamo dalla pista, trasponder su standby, non è lì, eccolo, Verona, India Charlie Sierra, pista libera. Ok, after landing checklist, le taxi la c'è, non serve, landing off, fuel pump. Autorizzato l'atterraggio 04, sì. Dammi pure del tuo, e io gioco da pad, no, uso joystick e da PC. Da pad, se intendi con il gamepad, no. Verona, India Sierra, faccia di sera, le chiediamo istruzioni per il rullaggio per l'aeroclub. Posso dire una cosa, mi senti bene o mi senti male? Per informazione. Ti ricevo basso, cioè sento un po' di fruscio e la voce e il volume basso, diciamo 2, 3 su 5. Questa è la cartina. Sto tenendo volontariamente la voce bassa, ok. Stand a tua scelta, avevo detto, spero che ora riesci a sentirmi. Ok, ricevuto stand a nostra scelta, copiato per il Charlie Sierra. Allora, queste sono zone militari. Vediamo se c'è. Aspetta che metto il parking brake prima che mi sposto. Sì, live stream ho sentito, si sente un pochino a volte male. Ho detto anche grazie per la collaborazione. Scusa, non ho sentito. Figurati, grazie a te di aver aperto, ci ha fatto molto piacere. Allora, qui va bene. Ok, il terminal è qua. Hangar, eccolo qui dov'è. Ok, quindi facciamo tutta la tango e dopo torniamo dentro al golf e andiamo a parcheggiarci qui negli hangar, perché questa zona è militare. Quando vedete queste forme qui di piazzole, fatte così, sono sempre militari. Loro ci vanno matti per quella forma lì. Ok, allora, via il... Dov'è? Puoi ripetere il delta per il delta Yankee? È la tua scelta. Dietro di noi? Ho ricevuto, stand a scelta, grazie. E alla prossima. Ciao Emilio, spero di vederti anche domani. Ci sarò, ma la data importante è giovedì. Giovedì sera è la serata, quella bella complicata. Radar India Alfa Tango Alfa Papa in avvicinamento per la pista 25. Questo è... Papa, Verona, buongiorno, buonasera. Occhio, che posizione vi trovate, scusate. Tanax col tuo nick impossibile da ricordare, sei arrivato. Verona Radar, con voi pro per prova radio, India Alfa Tango Alfa Papa. Sì, ma questa è veramente esattamente il reale, Rugo. Cioè, abbiamo i controllori veri, i piloti veri. L'altro che è passato è un mio amico con cui ho fatto il volo. E anche voi potete volare assieme, eh? E adesso c'è Torax in circuito da qualche parte. È importante perché facciamo un bel evento. Verona Radar con voi per prova radio in Alfa Tango Alfa Papa. Alfa Tango Alfa Papa dal Charlie Sierra, credo che abbia chiuso la frequenza. Facciamo un evento. Per favore? Ho detto che credo che abbia chiuso Verona Radar, quindi non c'è nessun controllore.
Dal bagno Ah, spopolare, ok, certo. ricevuto. Spopolare ovunque nel mondo. Giovedì, però parto presto, perché l'evento è presto. Parto alle 7:30 ora italiana. Giovedì partiamo da Bologna. Facciamo finta di avere su Leclerc, Vettel e compagnia cantante, team di Ferrari, e li portiamo a Istanbul per il Gran Premio di Formula 1. Ci sarà full staff. Quindi dovremmo avere tutta la torre, la ground, l'approach, i radar. Ci facciamo il volo con il TBM, rosso rigorosamente per l'occasione. Sto cercando una livrea tamarra. E andremo a Istanbul. È un volo di 3 ore, faremo il briefing serio, quindi se volete capire come si fa il briefing, collegatevi all'inizio, cioè 7:30, come fosse un treno, partiamo e facciamo tutto il briefing esattamente come in reale, quindi vedendoci Notam, il meteo, la pianificazione, gli alternati, il carburante da caricare a bordo, tutto quello che dobbiamo fare. E facciamo aviazione generale come al solito, ma ciò non vuol dire che dobbiamo fare solo Cesnino come stasera, che mi piace molto. Giochi di auto? No. Faccio solo aviazione. E quindi niente, facciamo così, insomma. Sia volo a vista leggero così con amici che voli IFR. Ieri abbiamo fatto da Lubiana a Genova con un go around un pochettino particolare. Ok. Bene a sapersi. Mi vado a parcheggiare qua, che mi sembra libero. Ok. Mettiamo dentro il parking brake. Le luci sono giuste. Andiamo a mettere un più motore. Spegniamo prima il transponder. Togliamo la miscela. Devo spegnere con un po' di manetta dentro, così asciuga bene. Tiriamo indietro la manetta, spegniamo le luci che non sono rimaste accese, spegniamo l'avionica, spegniamo la batteria, giriamo la chiave, ne parcheggia dentro, giriamo questo, chiudiamo il selettore del carburante. Ragazzi, benvenuti a Verona. Sento un rumore di un aereo, ma non lo vedo. È da qualche parte. Ed eccolo qua, il nostro Cesnino. Sì, un po' forte sto rosso di sta livrea. Ah, eccovi lì. Eccoti lì, ok. Sì, ti ho sentito sul com finché era accesa la frequenza di Verona Radar. Dopo, quando chiude, non ti sento. Biancolillo, si libera per forza a sinistra, ma poi dopo fai tutta la tanco e arrivi, la riattraversi e arrivi di qua, se vuoi. Faccio vedere. Aspetta, velocità. Siamo messi qua noi. Capito? Tu che stai arrivando. Ciao Torax, buonanotte. No, è un furgoncino. Quindi abbiamo fatto questa qui e siamo scesi qui dove c'è l'aviazione generale, c'è il terminal e noi ci siamo messi qua. E infatti ti vedo, se sei sotto la torre sei questo qua. Sei tu questo, credo, eh? Ah no, la torre, quello lì era Torax, ok. Quindi sei sotto la torre. Voilà. Col drone. Oh, la squadriglia di tre funziona sempre comunque. Qui sei dei militari. Questa è la zona dei militari. Eccoti qua.
tutte con le gambette lì che non si capisce cosa fanno. E niente ragazzi, abbiamo fatto tutto. A questo punto chiudiamo la connessione con IBAO. Questo suono che avete sentito, la connessione con IBAO. Scusate per le disconnessioni che abbiamo avuto, è giusto, allora non dico niente. E scusate per le disconnessioni che abbiamo avuto stasera, ma era il Discord che mangia tutta l'upload e quindi mi uccide la connessione. Quindi direi di ci vediamo domani, e domani vediamo un po' cosa fare, magari domani facciamo un IFR in preparazione del volo di giovedì, potremmo fare una cosa così. Quindi cosa ne dite, volete VFR o IFR domani? Quindi domani Cesnino, altra tappa del Tour di Vao o un volo IFR con il TBM per provare? E in Albania ci passiamo sopra giovedì. Giovedì passiamo di lì. Facciamo un attimo. Aspetta, faccio al volo. Facciamo un sondaggino. Velocissimo. Tanto che... Allora, diamo un po' di musica. Arriva, un secondo. Cloudbot, Paul. Che tipo di volo? Vedete domani. Allora, FR vol 172, comando FR, ok, oppure FR col TVM, comando FR, aggiungi questo via, okay. Via, punto esclamativo VFR chi vuole il Cesnino, punto esclamativo IFR chi vuole il volo preparativo per giovedì. Domani, se facciamo VFR, il volo è... Aspetta che ve lo dico. Se facciamo VFR, facciamo un'altra tappa, quindi... Si va a Bolzano, se è VFR si va a Bolzano con Touch & Go a Trento. Direi che facciamo... aspetta, 1, 2, 3...
1, 2, aspettiamo ancora un attimo. Dai ragazzi, siamo nei volti, se no diventa la pari. Non va bene. Poi se c'è qualcuno che... Oh, la 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 la. Va bene, così. Se c'è qualcuno che ci sta vedendo che non ci segue ancora, vi ricordo che seguendo ci date una mano a far crescere il canale e soprattutto ci date una mano a ricordarvi quando sono le live, perché esattamente vi potete arrivare una notifica quando mi collego, perché non è che riesco a essere sempre allo stesso orario e la fase bella del volo è l'inizio, la pianificazione, quindi è importante esserci all'inizio. Allora vediamo. Abbiamo ancora 2 minuti. Ok, chiudiamo il poll. Allora. Allora, non vorrei che mi perdo qualche cosa. Quindi abbiamo 1, 2, 1, 2, 2. Per un voto, ragazzi, BFR. Quindi domani ci spariamo da Virafranca a Bolzano facendo un touch and go a Trento. Ho scaricato dei scenari specifici sia di Trento che di Bolzano, quindi sarà abbastanza bello e comunque il volo è molto molto bello da Verona su, perché ci possiamo fare... Abbiamo essenzialmente due alternative: o facciamo tutto il lago di Garda, volo che in realtà non farei mai perché non c'è atterrabilità, quindi molto rischioso, e poi entriamo da nord e... Siat, grazie del follow, non mi seguivi già? Non mi ricordo. Comunque, bentornato o benvenuto, dipende. E quindi, come funziona? Che il... o facciamo da Riva del Garda e poi tagliamo a Trento, oppure facciamo tutta la valle, quindi andiamo su come l'autostrada, arrivando su poi a Trento, touch and go e Bolzano. Quindi niente, direi per stasera di chiuderla qui. Vi ringrazio per essere stati numerosi su questo volo, che è andato bene a parte dei scollegamenti, ma almeno abbiamo capito perché si scollegava, quindi non dovremmo più avere questo problema. Va di solito tra le 10 e 10 e mezza inizio, quindi 10 e mezza sicuro, a volte le 10. Quindi questa forchetta, faccio sempre partire la live con un 15 minuti di 10-15 minuti di boarding, così che c'è il tempo di arrivare. Quindi con il follow, da quando c'è la notifica, c'è tutto il tempo per collegarsi e vedere la prima parte dove pianifichiamo. Grazie a tutti ancora ragazzi e alla prossima. Ciao.